Con due gol di Riva, uno per tempo, il Cagliari è passato al San Paolo. Se il primo è stato agevolato da un errore del portiere azzurro, il secondo ha avuto il marchio della potenza e dell'abilità dell'ala nazionale, uscito tra gli applausi della folla. I cagliaritani, in maglia bianca, controllano bene la fase iniziale, benché i padroni di casa abbiano il vento a favore. Al sedicesimo l'equilibrio è rotto. Lungo e innocuo spiovente di Nicolai. Zoff salta male e perde la palla. Riva riprende e insacca comodamente. Il Napoli attacca ma non conclude, un po' per i suoi errori, un po' per la sfortuna e soprattutto per le splendide parate di Albertosi, che nel giro di 3 minuti è costretto più volte a salvarsi di pugno o in angolo. Questo tiro è del terzino Pogliano, il successivo di Giuliano. L'interno azzurro durante tutta la partita ha cercato con tenacia di ricucire le trame offensive della propria squadra e di segnare lui stesso con tiri a ripetizione. Assolutamente incolore la prova degli altri avanti. Sul finire del tempo, due incursioni degli ospiti con Gori, Creatti e Riva fanno correre i brividi e lasciano intuire la micidiale pericolosità del loro contropiede. Insistenti attacchi del Napoli all'inizio della ripresa, agevolmente sventati. Al sesto, per i tifosi, c'è l'illusione del pareggio su una punizione battuta da Giuliano. Il pallone esce di poco. Altafine intanto si sposta in vano all'ala per trovare spazio. Su capovolgimento di fronte, Riva si avventa in area avversaria, ma è ostacolato duramente da Monticolo e cade. Al 22esimo Chiappella manda in campo in prota e fa uscire Panzanato nella speranza di una maggiore spinta. Ecco il numero 13 impegnare Albertosi. Al 35esimo il secondo gol. Zurlini interviene difettosamente di testa e Riva si impossessa della palla, resiste al falloso ritorno del libero napoletano e batte di destro Zoff, come vediamo anche da una diversa angolazione. Sfiduciata reazione del Napoli, ma al 37esimo un tiro fortissimo di Montefusco viene prodigiosamente deviato dal portiere cagliaritano in grande giornata. Le folate partenopee si vanno spegnendo e il Cagliari, che metteva in palio imbattibilità e primato in classifica, convalida il successo con un gioco franco e incisivo, costruito dagli infaticabili Nenè e Domenghini e sempre sfruttato con intelligenza dalle tre punte.